Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo qui oggi nuovamente con Formula 1 2015 e con la carriera con Sebastian Vettel. Ragazzi, siamo giunti alla quarta gara, al quarto episodio e siamo nel Bahrain, nel deserto del Bahrain. Ragazzi, prima di iniziare la gara, come sempre, vi do il consiglio su come impostare la vettura quando affrontate questa gara, che sia offline o online. Allora, vi consiglio di spostare la vettura con una tacca verso destra guardando lo schermo. Quindi dovete mettere un po' meno carico aerodinamico, perché questo tracciato dovete sapere che è uno dei più belli che ci siano, a mio parere, perché è molto aggressivo. La pista è molto corta ed è molto molto aggressivo. Quindi avete bisogno di una vettura altrettanto aggressiva. Quindi vi consiglio di spostare una tacca verso destra guardando lo schermo, così avete un leggero carico aerodinamico in meno, che vi permette di avere la vettura comunque più veloce, ma che non sbandi troppo e quindi non rischiate di perdere il retrotreno. Ok, ragazzi, allora ci vediamo fra poco con la gara. Io mi sono qualificato primo con quasi 2 secondi su Hamilton, che è secondo. Quindi vediamo subito come andrà la gara. Ok, ragazzi, eccoci qui, siamo nella gara, pronti, via, si parte subito. Il cazzutaggine cattiveria, subito con Sebastian Vettel, cerco di prendere subito margine. Hamilton mi ha affiancato. Qui, brusca frenata, ragazzi, subito in battaglia, mi devo allargare per non rischiare di andare a sbattere. Provo ad allungare la marcia. Qui, ragazzi, è pericolosissima la curva, perché perdete facilmente il retrotreno. Vedo da dietro che Hamilton mi ha... qui, un piccolo contatto con Rosberg. Attenzione qua, ed costringo Hamilton ad allargarsi. Adesso vi ripeto, ragazzi, è un tracciato molto aggressivo, quindi io mi ci trovo benissimo. Amo i circuiti aggressivi perché il mio stile di guida è tendenzialmente aggressivo, quindi mi va benissimo. Che ragazzi, queste sono le curve più complicate di tutto il tracciato, questa, ma soprattutto quella che andrò ad affrontare ora è veramente la curva più difficile di tutto il tracciato, che sarebbe questa, perché è veramente molto strana come curva, è l'unica a cui dovete fare molta attenzione. Qui le curve, scusate, le marce sono abbastanza corte, quindi dovete cambiarle velocemente. Quindi si alza la tensione, qua bisogna subito centrare l'accelerazione. Vedete, marce molto corte, quindi potete anche arrivare in sesta. Io stando nel primo giro, sto cercando di far riscaldare prima i pneumatici. Questa è un'altra curva che, vedete, se accelerate troppo, la macchina subito derapa, quindi dovete fare la massima attenzione. Qui siamo in allungo, fra un paio di giri qua si potrà usare il DRS, come sull'altro tracciato. Qui, ragazzi, dipende da voi come volete, io vedete sono aggressivo, ma avendo le gomme fredde sono andato largo. Nei prossimi giri vedete che facendo così la curva invece non andrò largo e riuscirò a prendere anche un buon margine su Rosberg ed Hamilton. Ragazzi, nel frattempo ho messo a segno il primo giro veloce, qui c'è una frenata abbastanza brusca, quindi devo fare molta attenzione, vedete questa è la frenata bruschissima perché si arriva a tutta velocità. Qua dovete cercare di essere dolci sull'acceleratore e non aggressivi, sennò perdete subito il retrotreno della macchina. Quindi dobbiamo essere subito cazzuti e cattivi in queste prime curve. Qua potete arrivare anche in terza, scusate, in seconda volendo. Anzi, è un circuito bellissimo questo qui. Io qui potete scalo in quarta per prendere dritta al corpo. Da qua faccio quinta, allora non ci sono riuscito a farla bene. Sesta, qui scalo in seconda. Queste sono le curve più difficili, c'è una e mo ci sarà l'altra, perché sono due curve in successione e hanno una decelerazione abbastanza importante. Soprattutto questa qui non è di facile interpretazione, vedete, è strana come curva. Non so se dal video lo riuscite a capire, ma se ci avete giocato a questo titolo e in questo tracciato, penso che sapete di cosa sto parlando, è la curva un po' più complicata di tutto il circuito. E la macchina, ragazzi, con le gomme morbide va che è una meraviglia, con le gomme dure anche abbastanza bene, va abbastanza bene. Poi vedete, dovete fare settima, poi sesta per tenere sempre la macchina, e qui se riuscite a tenere bene la macchina potete subito andare in uscita ad essere aggressivi. Qui la macchina può essere, anzi, il stile di guida, perché la macchina, ragazzi, può essere aggressiva ed è la cosa che io amo di questo tracciato, perché io ho uno stile di guida aggressivo, l'ho sempre detto, solo che negli altri tracciati non si può mai e poi mai mettere alla prova questo tipo di stile aggressivo, proprio perché comunque la macchina derapa. Invece questo tracciato mi porta proprio per conformazione ad essere aggressivi, e quindi vedete le ruote ce le ho abbastanza usurate. Togliamo quindi qua il controllo della macchina, della vettura,
mi sono arrivato comunque bruscamente frenata e quindi la gomma antiprogressivista si è un po' surriscaldata. Nelle prossime curve cerco di essere più dolce perché queste comunque sono come morbide e mi devono durare fino, mi sa, al settimo giro. Quindi, insomma, non è proprio ideale iniziare da subito a strapazzarli. I ragazzi di accelerazione è anche abbastanza brusca, vedete questa. Non so se avete notato che il tracciato è abbastanza corto, non è lungo, è per questo che si riesce a essere aggressivi, però è un tracciato, ragazzi, che veramente io amo, adoro questo tracciato, mi piace tantissimo. Ho subito avuto feeling fin dalle prime prove libere, l'ho subito ricordare nuovamente a memoria. Comunque, ragazzi, poi non giocandoci che perdete la memoria di tutti i tracciati, però me ne sono praticamente poi ricordato dopo pochi giri, e quindi sono riuscito subito a interpretare bene il tracciato. Infatti non ho avuto praticamente quasi nessun problema a stare davanti a tutti facilmente, sia nelle prove libere che poi nelle qualifiche. Come vi ho detto prima, ragazzi, l'impostazione migliore è un'attacca verso destra guardando lo schermo, quindi se siete, cioè, dalla mia visuale sarebbe un'attacca a sinistra, ma guardando lo schermo è un'attacca a destra. Qui ho fatto un leggero taglio di curva, però non c'è problema. 0,41 anzi millesimi più lento di prima. E qua, ragazzi, potete anche essere più dolci in frenata. Io ora ho un leggero marcio. Qui dovete fare attenzione a non essere troppo aggressivi, perché sennò la macchina, se siete aggressivi lì, va subito in derapata. Dice richiamo poi dalla curva, vedete qua sono due frenate abbastanza violente. Io ora sto prendendo in maniera un po' più dolce perché ho un leggero margine e quindi non voglio continuare a strapazzare la macchina, ma voglio cercare ora di gestirla al meglio per arrivare bene quando andremo ai box con le gomme dure, che comunque vuol dire che fanno il loro dovere su questo tracciato. Certo, le gomme, ragazzi, con le morbide sono molto più performanti, però ovviamente danno i primi problemi dopo pochissimi giri, dopo 3 giri, 4 giri inizia a dare problemi. Io questo l'ho verificato già nelle prove libere, quando la macchina dopo 3-4 giri ha iniziato a darmi problemi perdendo di aderenza e quant'altro, insomma. Qui leggermente l'arbitro, so, va bene, siamo comunque nei limiti giusti della pista. Qua in sesta, vedete, ho accelerato un attimo qui, se non la macchina tende ad andarsene a frasche, e poi da qua vedete, devo cercare di tenere la macchina un po' più stretta di come ho fatto io e poi andare. Qui potete anche tirare un po' le marce, volendo. Qua, quando arrivate qua, fate il primo, vedete, sarate in terza e potete leggermente tagliare qua la curva, vedete, non c'è penalità, non c'è nulla. Questo vi permetterà comunque di guadagnare secondi e quindi fare un giro, un tempo su giro migliore. Vediamo il distacco da Hamilton, che è di 2 secondi e 2. Oh, terzo Raikkonen, finalmente sta facendo una buona gara. Sì, ragazzi, neanche nelle prove libere Rosberg in questo tracciato mi sa che non si trova bene, perché anche nelle prove libere Rosberg non mi ha mai dato quello. Attenzione, ragazzi, Raikkonen è nel secondo. Raikkonen è nel secondo, avevo visto dalla minimappa la sagoma gialla dietro di me, cioè il mio compagno di squadra viene evidenziato con un pallino giallo anziché grigio come tutti gli altri, e quindi grande Raikkonen. Finalmente sta facendo una gara con il top. Qui, ragazzi, le Ferrari si stanno comportando bene, infatti, su questa traccia qui ho, l'ho detto, non ho avuto veramente nessun problema di settaggi particolari con Vettel, anzi, bella pista, soprattutto pista stretta ma aggressiva. Qua vedete, arrivo un po' al bloccaggio, questa curva è veramente di difficile interpretazione, però mi sa che devo stare attento io a Raikkonen, perché c'è la mia stessa macchina, quindi potrebbe darmi qualche leggero problema. Quindi, senza grossi problemi si va giù in carena, vedete, qua senza grossi problemi va giù in carena. Qua, vedete, la curva è abbastanza larga, quindi potete prendere anche larga la curva, non ci sono grossi problemi. Qua tirate leggermente le marce in maniera tale da sfruttare per bene tutto il rettilineo, e poi qua arrivate subito e potete, vedete, scalare così in terza, fare questo leggero taglio di curva come ho appena fatto io ora, e non avete penalità e guadagnate secondi sull'avversario in genere. Vedete, i tempi si sono alzati, Raikkonen a 2 secondi quasi, perché comunque le gomme, vedete, morbide non durano molto. Dopo un po' io l'ho strapazzata all'inizio e ora, infatti, non sono più molto performanti, e quindi sto dando la possibilità a Raikkonen, che nel frattempo è stato superato da Hamilton, di recuperarli.
c'è un nuovo Hamilton dietro che però sono comunque in lotta con Raikkonen, quindi spero che si faccia una lotta tra di loro e lasci il campo libero a me. Siamo già nel corso del sesto giro, nel frattempo qui io ragazzi ovviamente sto cercando anche ora di gestire la macchina, non posso sempre fare tempi troppo alti perché sennò veramente che poi le gomme si usurano troppo, vedete già ora la macchina è meno aderente, infatti sta diventando più difficile già tenerla aderente al cordolo. Questo è un tracciato molto aggressivo, ma le gomme ovviamente ne risentono subito, soprattutto quelle morbide. Ovviamente quelle dure durano un po' di più, ragazzi, qualche giro in più durano, ma quelle morbide no. Quindi bisogna fare attenzione qua. Qua ottimo inserimento in curva, qua lasciate leggermente perché vedete l'acceleratore, sennò succede che andate fuori pista. Ok, c'ho i box ragazzi, mi hanno appena chiamato ai box e ho 2 secondi e 9, quasi 3, quindi quasi 3 secondi su Lewis Hamilton. Vediamo dove sono i box perché io ragazzi sinceramente non lo so dove sono i box. Ah, ecco, visto che sono accanto alla pista principale, ecco qua i box. Ok ragazzi, siamo giunti ai box, non dovevo avere problemi. Dietro ci deve essere Hamilton, però io avevo 3 secondi di vantaggio. Se ci facciamo un filo chiaro anche qui sarebbe roba, e infatti no, no. No ragazzi, vedete, sono rimasto con lo stesso distacco su Hamilton. Vedete? Per fortuna questa volta non ho fatto come le precedenti Gran Premio, quindi mi hanno fatto sorpassare Hamilton nei box. Ragazzi, qua dobbiamo fare attenzione alle macchine che arrivano. E ragazzi, qua siamo ora con le dure, abbiamo davanti dei doppiati, spero che non mi facciano perdere tempo perché qua ora la situazione è critica, avendo anche Hamilton dietro, quindi devo fare molta molta attenzione anche perché qui il tracciato è stretto e non è facile sorpassare. Qui c'è un trenino di vetture, batto Maldonado e Sainz se non ho visto male. Comunque devo fare attenzione perché ora dovrò sorpassarli, in quanto l'altra volta avevo detto a Sainz di farmi passare con le bandiere blu, ma in realtà Sainz non era un doppiato, questi hanno, io ora sono veramente in ottava posizione, quindi devo lottare per avere la mia posizione, loro non mi devono far passare. L'altra volta avevo dimenticato questo, che in realtà non sono dei doppiati ma sono veramente le loro posizioni queste. E posso seguire del DRS, ma in uscita mi hanno allontanato per effetto elastico, insomma, che fanno questo tipo di frenate. E fortuna le gomme nuove, quindi la macchina è abbastanza aderente. Ora provo a sorpassarli qui, in questi punti qui. Attenzione qui, fuori uno, provo qua, fuori due, sorpasso illecito su Maldonado, ragazzi. Ho dovuto far ripassare Maldonado per sorpasso illecito. Sono andato giustamente oltre i confini della pista, quindi giusto così. Ragazzi, mi stanno rallentando tantissimo dietro, cioè mi sono qui, ora mai più. Non so se riusciamo a toglierci davanti. Ok, perfetto. Solo che Hamilton sa, ragazzi, che si è avvicinato, infatti. Ragazzi, Raikkonen primo. Siamo andati allo scontro con Raikkonen, leggero scontro. Non dovrei avere avuto problemi comunque perché l'ho solamente sfiorato. Quindi grande gran premio questo ragazzi, ogni volta cioè noi doppiati, però le macchine prendenti che mi trovo davanti in uscita dei box mi fanno perdere un sacco di tempo. Spero di non aver fatto danni seri a Raikkonen perché finalmente sta facendo una buona gara, non vorrei rovinarla proprio io. Comunque vedo due tracciate bianche dietro di due macchine, infatti qui c'è Raikkonen che mi sa che mi ha piantato, Raikkonen. Quindi devo ritardare la frenata in questa curva che è la più difficile del tracciato. Ragazzi, Raikkonen ha guarito, posso usare il DRS ma anche lui. Attenzione, guerra in famiglia. Guerra in famiglia, c'è anche Hamilton. Attenzione, che qua stiamo lottando, ragazzi. Un gran premio che pensavo si potesse chiudere più facilmente per me. Non devo sudare questa prima posizione. La devo veramente sudare, mamma mia. Come sapete io non gioco con gli aiuti, quindi non posso essere troppo aggressivo sull'acceleratore, altrimenti la macchina la perdo e quindi sono costretto comunque a non essere troppo aggressivo. Ah, no, che miscela 3 loro alle mie spalle.
Allora ragazzi, sapete che vi dico? Andiamo di grassa ragazzi, andiamo in miscela grassa anche noi, almeno per qualche giro. Se no qui rischiamo di farci recuperare. Ce ne vorrei almeno un giro ragazzi, lo so, solo per un giro la grassa. Solo per un giro, il tempo di distanziarmi un po' e poi passiamo a quella normale. Anzi, per poco ragazzi già la tolgo la miscela grassa perché vedo che sono riuscito a prendere un po' di spazio. Ok ragazzi, ho rimesso la standard, forse è meglio. Qua questa curva ragazzi è la più difficile del tracciato, prima ho dovuto sorpassare qui. O impendermi, anzi, più che sorpassare. Non pensavo che mi potessero avere tutti questi problemi, soprattutto non pensavo che ci sarebbe stato Raikkonen a darmi tutti questi problemi, però sono contento almeno con un'altra Ferrari che lotta e bene così. Sì ragazzi, comunque con le gomme dure la macchina va molto meglio, soprattutto nelle curve riesce a essere più aderente rispetto alle morbide. Comunque c'è 2 secondi di nuovo su Hamilton, quindi diciamo che è tornato tutto come prima. Vedete qua, potete fare questo tipo di taglio di curva che non vi penalizza, ripeto, non vi penalizza se lo fate bene, perché comunque 2 ruote rimangono sull'asfalto e le altre 2 tagliano, però vi danno possibilità di prendere del margine su gol. Infatti vedete, ho preso 3 decimi in quest'ultimo tratto, non sono molti. Io qua sono arrivato nel frattempo lunghissimo per guardare i tempi, mi sono bruciati quei 3 decimi. L'importante è tenerli al di sopra del secondo, perché così non possono usare il DRS. E ragazzi, qua io la posso abbastanza bene, la possiamo andare tranquillamente, la cambio a carina. Qua si è calato in quarta, così rimanete dentro al corpo senza accelerare in maniera completamente. Qui fate finita sesta, poi qua qui siete scalate fino in seconda e poi girate, perché queste curve sono molto molto difficili, le più difficili dell'intero tracciato, soprattutto questa qui. Quindi ragazzi, piano piano qua dovete decelerare e la macchina ve la ritrovate poi giusta. Vedete, se siete troppo aggressivi lì la macchina va, cioè sbatte, perdete totalmente il retrofreno, perché vedete è una curva molto particolare, quindi vi consiglio di stare attenti in quel punto. Scalate in sesta, volendo qua potete anche ripassare poi in settima. Qua leggero taglio di curva che comunque non vi penalizza, quindi se volete fatelo. E qua giù in gran carina subito, qua ancora scalate fino alla terza marcia, fate questo leggero taglio di curva e non avete problemi. Ecco qui, non sono molto distante, ce l'ho a 1 secondo e 3, e quando ho recuperato vedete sto perdendo 1 secondo al giro su Hamilton, che sicuramente ha impostato la miscela 3, sia quella grassa. Quindi ragazzi, se si avvicina ulteriormente mi sa che mi conviene. Mentre secondo me per tutto la miscela grassa. Ragazzi, devo fare attenzione, vedo quarta, quinta, sesta. Qua buonissima solta l'entrata in curva, è stata veramente perfetta. Sto cercando un attimo ragazzi di concentrare perché mi sta preoccupando Hamilton, perché non vorrei che mi inizi a prendere. Qua ho fatto più stretta la curva, però sono riuscito a tenere una macchina molto più aderente e a prendere molto più tempo da loro, quindi leggermente larghi, ma non fa niente, è bene uguale, non perdete nulla, quel tipo di pista ve lo consente di fare una cosa del genere. Qua vedete, cercate di tagliare leggermente se riuscite. Io qui ragazzi sono un po' più largo perché sto aumentando i ritmi della macchina, perché non posso permettere veramente che mi raggiungano di nuovo, perché sennò sono guai. Qua vedete, leggero taglio,
Quando rientrate da questo taglio, però tenete bene il volante perché la macchina tenderà un po' a derapare. Qui nel frattempo lo sto in maniera troppo veloce, se per colpa come detto del mio ritardo audio che a volte non mi aiuta se non guardo, ma io sto guardando più che altro la minimappa per cercare di capire dove sono Hamilton e Raikkonen e mi sono alle spalle, quindi ragazzi mi sa che è arrivato il momento di mettere la miscela grassa, perciò Hamilton dietro. Quindi Gran Premio che può ancora non è, cioè posso ancora perdere questo Gran Premio se non faccio ora la massima attenzione, infatti vedo le due faccette, sento che Hamilton mi è alle spalle, che ragazzi mi vuole contendere la vittoria fino all'ultimo. Sono qua, se riesco a difendere, quindi leggero controllo della macchina che ha derapato ragazzi. Altro, qui buonissima la curva subito in accelerazione. Hamilton, ragazzi, non ha mollato, è stato un vero mastino, non ha mollato un centimetro, ci ha creduto e mi è venuto a prendere, mi sta costringendo a usare la miscela grassa, quindi onore a Hamilton, questo va detto perché è giusto così. Che un secondo e mezzo ho fatto il giro, ho fatto il parziale più veloce prima, ma ovviamente con la miscela grassa è tutta un'altra storia. Quindi sono riuscito a prendere un po' la distanza qua in accelerazione, sì, sono riuscito a rimettere la distanza, vedo già i pallini più lontani e infatti giro veloce ragazzi, siamo al penultimo giro ora, però la lascio la grassa. Non vuole avere problemi qua, attenti col freno a non pigiarlo troppo, se no la macchina se ne va per i fatti suoi come in questo caso, vedete? E dovete fare voi il controllo manuale col volante per non farla andare in sottosterzo. Vedete ragazzi, anche Hamilton è con miscela 3, ma lo sapevamo già, si sta preparando all'attacco, ma io mi difendo con miscela 3 come lui. Quindi vedremo se riuscirà ad attaccarmi come pensa di fare. Qui è un momento delicato perché qui sono curve abbastanza difficili, specialmente questa è quella che mi fa per dire, più paura. Subito terza, quarta, spinto un po' troppo prima, sesta, settima. Quindi buonissimo l'inserimento in curva. Vedete, spintate tutto l'asfalto, tutto il manto stradale, qua leggermente dovete lasciare il piede, poi qua ho sbagliato ragazzi, sono andato larghissimo, stavo guardando loro, ecco vedete Hamilton a 2 secondi, quindi sono riuscito a distanziarmelo, qui ancora taglio, vedete, però non gli danno nessuna penalità, quindi potete farlo tranquillamente e da qui c'è giù un gran carino. E siamo all'ultimo giro, c'è ancora il 25%, quindi lascio miscela 3. Quindi buonissima la curva, vedete? Qui subito più gran carena, lasciate leggermente più l'acceleratore e poi ripartite per non avere problemi. Vedo un Raikkonen molto molto vicino a Hamilton, lo sto seguendo da vicino. Spero che riesca alla fine a passarlo, qui potete anche rimanere in terzo, scalo in secondo. Quindi gran carena giù. In sesta, poi qui quarta, terza e seconda. Questa prima curva fatta. Accelerate leggermente, piano piano, fino alla seconda marcia. Questa volta avete fatta perfettamente la curva. E da qui giù, dovete arrivare. Qui fino all'ottava o settima, e da qui dovete scalare fino alla terza. Prendete bene la curva di inserimento perfetto, qui sfruttate tutto il manto stradale fino al collo. Qua arrivate in sesta, parlate qui, lasciate leggermente il piede e poi di nuovo giù di gran carena. E qui scalate fino in terza, vedete, siamo fatti prima, riuscite a prendere benissimo la curva e quindi vi trovate in accelerazione per prendere in pieno questo ultimo rettilineo che poi vi porta al traguardo. Qui dall'ottava marcia, vi ripeto, potete scalare fino in terza, potete anche tagliare di più qui la curva, io questa volta non l'ho fatto perché non ne ho bisogno, in quanto sono in vantaggio, sono le due.
E qui siete a rettilineo e bandiera a scacchi. Ragazzi, anche questo Gran Premio è vinto. Ecco qua, Sebastian Vettel vince anche il Gran Premio del Bahrain, ma questo è stato semplice nella fase di preparazione e perché mi trovo bene, ma non è stato semplice alla fine perché mi ha dato problemi sia Raikkonen che Hamilton. Ok ragazzi, allora questa è la classifica attuale, cioè vedete, c'ho 100 punti e mi segue Hamilton a 66, quindi c'è un distacco di 34 punti. Ok ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto commentate, lasciate like, condividete, fatemi sapere se vi piace il mio stile di guida, se vi piace il fatto che commento mentre sto aspettando la gara, se preferite che parli poco e voi mi potete gustare la gara, fatemi sapere anche questo. Se non l'avete fatto, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, suggerite ai vostri amici. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!